Prima pagina dedicata al nuoto di fondo, con la doppia medaglia vinta dagli azzurri nella maratona del nuoto, la 25 km. Nelle acque gelide del lago di Loch Lomond, Arianna Bridi ha vinto l'oro nella gara femminile, mentre Matteo Furlan ha conquistato una medaglia di bronzo in quella al maschile. Sempre oggi, uno splendido oro ha chiuso l'Europeo dei tuffi, con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che hanno trionfato nella finale dal sincro dai 3 metri. A soli 15 anni, Chiara Pellacani è diventata così la più giovane italiana di sempre a salire su un podio europeo, battendo il primato che in precedenza apparteneva a Tania Cagnotto. L'Europeo acquatico si è concluso così con un totale di 39 medaglie per l'Italia, la nazione più medagliata dietro a Russia, terza nel medagliere complessivo dietro a Russia e Inghilterra. Gli azzurri hanno conquistato in totale 8 ori, 12 argenti e 19 bronzi. Ricordiamo che in tutto le medaglie conquistate dal nuoto sono 22, risultato migliore di sempre per il nuoto azzurro. Le regine di Glasgow 2018 sono sicuramente loro. Sara Sjöström in primis con 4 ori, la svedese ha fatto poker vincendo 50 e 100 stile, 50 e 100 farfalla, e Yulia Efimova che ha fatto tris nella rana vincendo 50, 100 e 200. Tra le migliori di Glasgow però c'è sicuramente anche Simona Quadarella, anche lei 3 ori nei 400, 800 e 1500. L'azzurra è 5-6 anni più giovane della Efimova e della Sjöström, dato da non sottovalutare in ottica futura. La Quadarella, infatti, è probabilmente la giovane più promettente a livello europeo. Spostiamoci verso Tokyo. Oggi si sono conclusi i Giochi Panpacifici 2018. Giochi che non hanno riservato quell'incredibile spettacolo che forse un po' ci si aspettava. Non è caduto nessun record mondiale e non ha brillato Caleb Dressel come molti si attendevano. Nel nostro ultimo articolo sul sito web abbiamo fatto un breve confronto tra i risultati e i tempi di Glasgow e quelli di Tokyo. Vi proponiamo ora 4 gare importanti e interessanti in ottica italiana. Partiamo dai 1500 stile. Katy Ledecky vive su un altro pianeta, ma dietro di lei c'è solamente l'azzurra. L'anno prossimo il mondiale sarà una finale molto interessante da seguire, così come sarà quella degli 800 e quella dei 400. La speranza è che il progresso che sta avendo la Quadarella in questi ultimi 2 anni non si arresti. Nel 200 dorsal femminile il crono di Margherita Panziera è grandissimo. Se è vero che Kathleen Becker è andata più forte, Margherita Panziera è dietro di soli 4 centesimi. Entrambe hanno notato il record dei campionati, segno di un ottimo stato di forma. Spostiamoci ora nel campo maschile. Nei 100 farfalla domina Piero Codia, con un tempo ben 11 centesimi inferiore al tempo notato da Caleb Dressel a Tokyo. Per entrambi record dei campionati, con Dressel che ha abbassato il precedente primato che apparteneva a Michael Phelps. Lo abbiamo ripetuto 1000 volte, ma il tempo di Codia è davvero incredibile. La speranza è che possa ripetere una prestazione di questo calibro anche ai prossimi mondiali. Concludiamo con la gara regina al maschile. Miresti ha nuotato veloce, velocissimo, solo un centesimo più lento del neocampione panpacifico Kyle Chalmers. Racchiusi in un palmo di centesimi anche gli altri nuotatori. Incredibile pensare che i migliori 6 della gara regina siano tutti in soli 24 centesimi. Prima di salutarci e di darci appuntamento alla prossima occasione, un piccolo omaggio ai due telecronisti che ci hanno accompagnato lungo questi 10 giorni di gare. Riescono a rendere simpatiche e divertenti anche le batterie dei 1500 stile. Riescono a far appassionare al nuoto anche i non addetti ai lavori, con curiosità, gossip e con le loro immancabili scommesse. Inutile dire che le gare di nuoto senza la loro cronaca live non avrebbero lo stesso sapore. Grazie a Tommaso Mecherozzi e Luca Sacchi per rendere il nuoto un po' più speciale. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete idee per migliorare questo format, e seguiteci sui social per rimanere sempre aggiornati. Da Nuoto Live è tutto, appuntamento alla prossima puntata, sempre che questa vi sia piaciuta. Noi vi aspettiamo sempre qui, sempre su Nuoto Live.